prendo rifugio nel Buddha. Insieme a tutti gli esseri viventi posso realizzare la grande via ed aspirare l'insuperabile scopo. Prendo rifugio nel Dharma. Insieme a tutti gli esseri viventi posso abbracciare le ricchezze del Sutra e rendere la mia saggezza e compassione vaste e profonde come l'oceano. Prendo rifugio nel Sangha. Insieme a tutti gli esseri viventi posso condurre la moltitudine alla liberazione da tutti gli ostacoli e sofferenze. Offriamo la nostra devozione a tutti i venerabili nel perfetto cerchio del grande mandala Gokonzon, rivelato dal nostro fondatore Nichiren Daishonin. Offriamo la nostra devozione al sutra del fior di loto, del Dharma meraviglioso, l'insegnamento dell'uguaglianza, la grande saggezza, l'unico veicolo, il cuore degli insegnamenti e dell'illuminazione del Buddha. Offriamo la nostra devozione al Buddha eterno Shakyamuni, il maestro originale, il signore del Dharma, il grande benevolente benefattore che ha ottenuto l'illuminazione nel passato più remoto. Offriamo la nostra devozione al Buddha Tao, il Tathagata che comparve nel Sutra del Loto per dare testimonianza alla validità delle parole del Buddha e a tutti i Buddha del passato, presente e futuro delle 10 direzioni. Offriamo la nostra devozione ai 4 grandi Bodhisattva della Terra, a tutti gli altri Bodhisattva e grandi discepoli del Buddha Shakyamuni, che hanno sentito direttamente le parole dell'onorato del mondo. Offriamo la nostra profonda gratitudine ai Shoten Zenjin, i guardiani del Dharma, che proteggono tutti coloro che abbracciano il Sutra del Loto. Offriamo la nostra devozione al nostro fondatore, il grande Bodhisattva Nichiren Daishonin, inviato dal Buddha originale per guidare tutti gli esseri durante l'epoca di Mappo. Inoltre, offriamo la nostra devozione ai 6 discepoli del fondatore, Nisho Shonin, Nichiro Shonin, Nikko Shonin, Nikko Shonin, Nicho Shonin e Nichiji Shonin, da tutti i successivi eccellenti maestri del Dharma. Offriamo la nostra più sincera devozione a tutti voi. Possiate venire in questo luogo consacrato, mossi da compassione verso di noi, guardarci alla luce della vostra saggezza ed accettare la nostra offerta della recitazione del Sutra. Ed in amo mio ho renge kyo.